Ho visto Dunkirk e mi è piaciuto molto, anche se non mi ha lasciato la voglia di rivederlo subito. È il tipo di film che preferisco, con personaggi credibili che fanno cose eroiche ma possibili, invece di eroi esagerati che fanno cose palesemente da film e basta. Avevo un po' di timori per via del problema di fondo di questo genere di film storici, che cercano di presentare prima di tutto l'evento, lo scenario, invece di costruire una storia tradizionale sfruttando la base storica. Ma come vedremo, Nolan ha saputo gestire la difficoltà. Voglio concentrarmi su alcuni aspetti narrativi. Non parleremo della regia o delle scelte visive perché non è il mio campo. Non parleremo nemmeno degli anacronismi e degli errori, per i quali vi lascio un link di approfondimento nella descrizione del video. Non parleremo del fatto che la spiaggia di Dunkirk qui rappresentata sia molto meno caotica di quella reale, per cui il regista Nolan ha preferito rappresentarla più sobria e assieme più opprimente, con meno soldati di quelli reali, meno aerei e molte meno esplosioni. La realtà storica era più casinista e un po' più hollywoodiana del film, e Nolan non voleva fare qualcosa che sembrasse troppo il tipico film di guerra hollywoodiano. Non parleremo nemmeno dell'utilizzo dei suoni per costruire l'atmosfera, del fatto che sia un film che non ha paura di ridurre al minimo le musiche invasive e non cerca di riempire ogni momento senza battute con delle melodie. Ciò che vediamo e i suoni ambientali dominano tutto, proiettandoci nella vicenda come se fosse vera, senza musiche troppo presenti a ricordarci che non sta accadendo davvero. Dico solo, perché rientra nel mio campo, che la realtà non ha musiche di accompagnamento. Quindi perché l'imitazione della realtà, ovvero la narrativa in qualunque sua forma, dovrebbe per somigliarsi sentirsi in obbligo di avere delle musiche? Per approfondire vi rimando a un articolo che ho linkato nella descrizione del video, in cui viene anche spiegato il trucco musicale utilizzato da Nolan per costruire un senso di oppressione. Noi oggi ci limiteremo a parlare di questioni narrative. Non è difficile notare che Dunkirk non ha delle storie vere e proprie basate su un arco del personaggio. Non sono nemmeno delle storie davvero complete, ma solo degli sprazzi nella vita di tre gruppi di personaggi durante i giorni della ritirata inglese. Anche se è possibile delineare perlomeno un inizio, uno svolgimento e un finale in ciascuna di queste storie. Per chi non lo ha visto e non ha letto niente sul film, mi spiego un po' meglio. Il film segue tre gruppi di personaggi sul molo, i soldati che tentano di tornare in Inghilterra, in mare, una barca civile che fa rotta verso Dunkirk per aiutare nell'evacuazione, e in cielo, i piloti della RAF che proteggono le navi dai bombardieri nemici. La durata delle vicende è diversa in base allo scenario. I diversi eventi sono presentati alternando scene senza badare all'esatto scorrere del tempo. Gli eventi sul molo arrivano a durare una settimana, gli eventi in mare durano un giorno e gli eventi in cielo un'ora soltanto. A fine film vediamo la conclusione di tutti e tre. Nonostante la durata molto diversa, per cui le vicende del pilota d'aereo sono soltanto una frazione del tempo delle vicende della barca civile, e questa a sua volta è solo una frazione del tempo delle vicende dei soldati sulla spiaggia. A me le diverse durate non hanno creato alcun problema durante la visione, anche se non ne avevo idea che ci fossero. Però dopo la visione ho letto di diverse persone che hanno trovato molto fastidiosa la violazione della narrazione lineare cronologica. E questo è normale. Tecnicamente questa violazione della narrazione lineare è un punto debole, c'è poco da fare. E si può solo lottare per farlo notare il meno possibile. Anche in sala ho sentito dei commenti a fine film da parte di alcuni ragazzi che non avevano capito bene gli eventi, o avevano capito la differente durata degli eventi solo a fine visione. Film per il resto seguito direi in religioso silenzio, visto che la sala era abbastanza piena e non ho mai sentito una voce. In realtà la differente durata delle tre vicende è raccontata in modo un po' goffo da alcune scritte iniziali. Quando vediamo le prime tre scene troviamo impresso per alcuni secondi il titolo, per esempio Il mare, con sotto per sottotitolo un'indicazione temporale, per esempio un giorno. Il problema è che senza sapere cosa significhino queste scritte, diventano addirittura una distrazione. Se uno legge un giorno, non pensa in automatico la durata dell'evento sarà un giorno, ma magari pensa perché cavolo rimani sul vago e non dici che giorno. Stesso discorso leggendo un'ora. Queste scritte della durata arrivano a peggiorare la situazione dopo le scritte iniziali. Questo è un altro esempio di raccontato fortemente deprecato nel cinema. Mentre vediamo un gruppo di soldati avanzare in una cittadina deserta, stanchi, demoralizzati,
e li vediamo cadere preda del fuoco dei tedeschi nascosti chissà dove, non ha alcuna utilità fermare il film ogni pochi secondi per mostrarci una schermata nera in cui un po' alla volta si formano delle scritte che ci dicono che sono dei soldati in fuga e che ci vorrà un miracolo perché si salvino. Raccontato inutile completamente, senza nemmeno quel minimo di utilità che scritte introduttive hanno in certi film storici. Perché la scena con cui va a interferire è più chiara delle scritte stesse. Parliamo dell'assenza di una storia vera e propria nelle tre vicende. I personaggi ci appaiono perfettamente formati, già in grado di arrivare a fine vicenda. Il soldato protagonista della vicenda sulla spiaggia, grazie al proprio approccio molto determinato, riesce dove altri accanto a lui, ugualmente attivi e aggrappati alla vita, muoiono. Lui ha le doti per farcela, ma capiamo che la fortuna è altrettanto più importante dell'iniziativa personale. D'altronde buona parte delle forze inglesi alla fine si salvano, no? Ancora più marcata la questione con l'anziano che guida la barca o con il pilota di caccia della RAF. Entrambi si mostrano professionisti altamente qualificati e compiono fino in fondo il proprio dovere, seppure con un finale molto diverso legato esclusivamente al caso. Ci troviamo di fronte a un problema, quello già vissuto da Apollo 13. All'epoca in cui uscì, Apollo 13 fu un grosso successo, proprio come è stato Dunkirk adesso. Ma fu un successo di breve durata e cadde poi un po' nel dimenticatoio. Il motivo è quello individuato già all'epoca dai recensori. La mancanza di un forte impianto emotivo, di un'esperienza interiore che trasformi il protagonista. Il comandante, già inizio film, è perfettamente in grado di cavarsela. Il suo viaggio verso la Luna non comporta alcun cambiamento interiore. Non possiamo rispecchiarci quindi nella sua vicenda e vederci nelle nostre vite e il nostro stesso bisogno di cambiare. Vediamo solo che se uno è coraggioso e abilissimo, vince. Questo esempio mi è rimasto impresso perché Dara Marx lo discute con grande efficacia proprio all'inizio del saggio L'arco di trasformazione del personaggio. Appena è terminata la visione di Dunkirk mi è subito saltato in mente. L'assenza di archi narrativi nelle tre vicende che permettono di risuonare con le nostre esperienze, dandoci qualcosa che vada oltre i meri eventi, può penalizzare fortemente l'opera in futuro. Non dico che verrà messa un po' da parte come Apollo 13, di cui molti non ricordano nemmeno il nome del protagonista, per esempio. Jim Lovell, un eroe vero, mentre più o meno tutti si ricordano il nome di un eroe inventato, ma con un forte viaggio interiore, come Luke Skywalker. Non dico che succederà, ma può succedere. A parte questo problema, Dunkirk ha fatto un gran lavoro a livello visivo e ho letto paragoni con Mad Max Fury Road, altro film la cui trama ha delle fortissime carenze narrative e soprattutto ha dei contenuti abbastanza stupidi a differenza di Dunkirk e che a molti non è piaciuto proprio per queste carenze. Tra parentesi, Mad Max Fury Road a me è piaciuto più di Dunkirk e l'ho già rivisto una volta. Però se la storia è infestata da idiozie che distraggono e buttano fuori dalla vicenda perché ne mostrano la natura fasulla, priva di credibilità, per chi cerca un film vero e proprio, completo, profondo, conta poco la grande bellezza visiva se poi manca il resto. Anzi, addirittura può suonare come un aggravante non aver speso qualche spicciolo in più per una storia ben fatta, dopo aver investito barche di soldi per fare inseguimenti ed esplosioni senza utilizzare computer grafica. Ci dà proprio l'impressione che al regista non gliene freghi nulla di fare le cose per bene e si accontenti di fare le cose a metà, concentrandosi su quello che gli piace di più. Il problema però è che noi il biglietto lo paghiamo intero, non lo paghiamo dimezzato perché lui fa le cose a metà. Dunkirk perlomeno ha evitato, almeno in parte, i problemi di Mad Max Fury Road. Comunque, io preferisco Mad Max. Witness me! Il cinema è un media visivo e sonoro, ma rimane sempre narrativa. Quindi ci si aspetta che sviluppi bene tutti gli aspetti dell'esperienza. Solo gli animi ingenui si stupiscono dei film dalla grafica stupenda che dopo il successo iniziale poi cadono nel dimenticatoio. Mentre film o serie televisive con immagini e sonoro solo buoni, non eccelsi, ma storie davvero ricche e incisive, conquistano il pubblico e rimangono per decenni nel cuore della gente. Dimenticarsi che la narrativa tramite audio e immagini sia sempre narrativa è il marchio del dilettante. E Nolan non lo è. E proprio per questo possiamo lodare il modo con cui affronta il problema. Mentre troppa gente che parla di film ignorando la teoria proietta la propria stupidità sui registi pensando che siano ignoranti quanto loro. Non pensate che Miller non sapesse almeno in parte i rischi che ha corso con Mad Max Fury Road, o che non lo sapesse Nolan con questo film. Chi si dimentica che la narrativa cinematografica rimane sempre narrativa, sbatte gli occhioni vacui senza capire o senza essere in grado di spiegarsi che qualcuno possa non apprezzare Mad Max Fury Road o Dunkirk e accusa gli altri di non capire nulla di cinema.
classico caso in cui si proietta la propria mancanza sugli altri per non accettarla a se stessi. Chi invece tiene conto di tutto e applica correttamente la teoria, e non solo ciò che gli piace considerare in un film, non ha problemi a spiegarsi sia le criticità che i pregi di certi film. In più, come accennavamo, Dunkirk ha ricordato al cinema che la musica non è sempre obbligatoria e che altri suoni più reali possono agire anche meglio per costruire il nostro responso emozionale. La nostra ansia per il tempo che scorre, la tragedia imminente se un miracolo non salverà gli inglesi. Per cui un piccolo posto nella storia del cinema se l'è scavato anche solo per questo. E se vi sembra poco, leggetevi bene l'articolo che ho messo a riguardo nella descrizione del video. Però, come detto all'inizio, non mi sento in grado di parlare in modo davvero approfondito di queste cose. Per cui eviteremo, a differenza della massa di commentatori di film che parlano apertamente di dettagli che non conoscono. Ci concentreremo invece sul mio campo tecnico. Vediamo il trucco usato da Nolan. Nel gestire il problema principale, ovvero l'assenza di forti archi narrativi per rendere più reale e meno film la vicenda, Nolan ha dato il meglio. Non appena ho visto che il film seguiva tre gruppi di personaggi all'inizio, ho subito tirato un sospiro di sollievo. A livello tecnico era evidente che cosa aveva voluto fare per risolvere il problema del troppo realismo a scapito della finzione narrativa. Avendo scelto di non voler creare storie col modello classico, basate su personaggi che superano o che falliscono nel superare un difetto interiore, Nolan ha adottato una soluzione semplice ed elegante per ridurre al minimo i problemi. Ha scritto tre storie brevi invece di una lunga. In pratica, invece di scegliere di sbagliare apertamente, Nolan ha scelto di evitare in buona parte il problema per poter fare ciò che voleva senza causare un errore completo. Ricordate per quale motivo le storie hanno bisogno di una struttura? Per tenerci incollati lungo tutta la durata della vicenda. La lunghezza di un film o di un romanzo ci richiede, se possibile, una storia solida che ci mantenga lì fino alla fine. Una storia corta, invece, può terminare prima che il nostro interesse si riduca e basare tutta la propria forza solo sull'idea di fondo. È la classica questione dei racconti che possono basarsi su una forte idea di fondo, mentre i romanzi hanno bisogno di una forte struttura narrativa. Un racconto dilatato in un romanzo, senza una ristrutturazione completa, non funzionerà. Cosa ha fatto allora Nolan? Dovendo fare un film realistico, fino al punto di rifiutare il modello restaurativo classico, un film che è più documentaristico che narrativo nel volerci mostrare la realtà fisica dell'evacuazione, pur con tutte le licenze che si è preso per renderla meno caotica e meno hollywoodiana. Invece di raccontarci una sola vicenda di 106 minuti, ce ne ha raccontate tre. E all'improvviso non abbiamo più una vicenda sola da 106 minuti, ma abbiamo tre entità separate da poco più di 30 minuti, che collettivamente costruiscono la macro vicenda di 106 minuti. Facendo un paragone con la narrativa, dalle mie stime un film di 90-120 minuti equivale a un romanzo senza riassunti nello stile di Vapor Teppa di 40.000-60.000 parole, quindi un romanzo non molto lungo. Tanti romanzi che leggiamo vanno oltre le 90.000 parole, senza contare i mattoni di 200-300.000. E hanno anche diverse parti riassunte che bisognerebbe estendere in un film oppure tagliare. Avere 30-35 minuti per storia equivale ad avere più o meno 16.000-17.000 parole di sole scene vivide e immersive. Un racconto molto lungo, al limite del romanzo breve. Una struttura narrativa classica non riesce a stare in uno spazio così piccolo. Alieni coprofagi dallo spazio profondo, con 28.900 parole, ha faticato a sviluppare tutto l'arco narrativo. E un paio di migliaia di parole in più per mostrare la vita di Nunzio in cella avrebbero aiutato notevolmente l'opera. Con 16.000-17.000 parole si fanno le opere più brevi di Carton Malik III, come Il ninja morbosamente obeso oppure Puttana da guerra, che si reggono solo sull'idea di fondo e non brillano certo per la struttura narrativa. Il vantaggio però è che una storia così breve finisce prima che il problema si faccia grave per la lettura o per la visione. L'assenza di una struttura ricca di significato non pregiudica il completamento dell'esperienza, danneggia solo il risultato dell'esperienza stessa, perché in assenza del plusvalore dato alla struttura rimangono soltanto i fatti nudi, in assenza di un significato ulteriore. Qui un racconto di fantascienza si salva con l'idea meravigliosa che ci fa dire «cavolo che forza!»,
mentre una storia basata su fatti reali va dalla sua parte il realismo, che ci farà dire cavolo, ma è stato davvero così? Vivere quell'evento era proprio così? Dunkirk, pur con tutti i suoi errori, costruisce l'esperienza dell'attesa per imbarcarsi e dei pericoli per tornare a casa. L'esperienza di combattere su uno Spitfire britannico. L'esperienza di cosa deve aver significato per i tanti proprietari di piccole imbarcazioni andare a salvare il proprio esercito. Sfortunatamente non ho visto dei dettagli così entusiasmanti, così vividi, così sorprendenti da farmi dire «cavolo, devo vederlo subito una seconda volta per segnarmeli», ma solo a farmi pensare «sì, sembra credibile, suona abbastanza come una cosa vera», escluso come detto un numero minore di esplosioni e pochi aerei. Ma anche se ho notato subito l'errore, non mi ha dato alcun fastidio reale. Come non mi ha dato fastidio, per esempio, l'assenza assurda di sigarette. Avremmo dovuto avere i soldati che fumano come dei turchi per tutto il tempo mentre sono in fila, no? Per l'epoca era normale. Se questo genere di cose, l'esperienza del guidare uno Spitfire o l'attesa sul molo ti acchiappano, sei a posto. Altrimenti ti farà schifo. I personaggi mancano di una costruzione solida dell'empatia, sono buoni solo perché non fanno cose brutte, perché sono inglesi, mentre gli altri sono nazisti e quindi cattivi perché sì nella logica del film. I personaggi mancano di solide motivazioni e solidi obiettivi. Nessuno di loro sta lottando per realizzare un sogno o qualcosa di simile, ma solo per sopravvivere agli eventi. Mentre il tempo scorre, la fine dell'esercito inglese sembra imminente. Nel caso della coppia di soldati inglesi, nonostante siano proattivi e determinati a vivere, è la fortuna a salvarli e non hanno un obiettivo preciso reale se non tornare a casa in qualche modo. Anzi, se fossero stati meno proattivi e fossero rimasti a fare la fila in spiaggia, avrebbero evitato buona parte dei momenti in cui hanno rischiato di morire. Insomma, reagiscono agli eventi e in modo che nemmeno incrementa le loro possibilità di sopravvivere e non perseguono un disegno più alto. Il pilota, per esempio, sta facendo il suo dovere, abbattere aerei tedeschi. E ovviamente pure lui non vuole morire. Reagisce soltanto agli eventi, non fa qualcos'altro. Il comandante dell'imbarcazione civile sa che la missione di salvataggio è sicura, perché difficilmente aerei o sottomarini, come tra l'altro ci racconta, se la prenderebbero con delle piccole imbarcazioni come la sua, per cui non rischia granché. E infatti si porta i due giovanotti senza farsi problemi. Fa il proprio dovere da bravo inglese, è competente e rischia relativamente poco. Ora, non vi servono anni di studi e decine di saggi letti per capire che sono molto diversi da Michael Corleone o da Luke Skywalker, no? Sembrano persone per bene come tante altre in una guerra che le travolge. Non sono singoli individui che guidano il proprio destino in una vicenda personale che ha solo per sfondo la guerra. Nolan ha fatto un ottimo lavoro con ciò che poteva fare nonostante tutti gli handicap che si era scelto. Il film risultante rimarrà nella memoria e verrà discusso con entusiasmo a distanza di anni come ancora tanti ricordano e discutono Il Padrino o Pulp Fiction? Probabilmente no. Probabilmente il film verrà ricordato per i suoi meriti nell'uso del suono e di un modo molto più documentaristico e asettico di presentare la guerra. Più psicologico e meno boom boom sangue boom urla budella. Mi piacerebbe vedere più film così o perlomeno a metà tra questo approccio e quello classico, per non farcirsi di troppi handicap, magari lavorando un po' di più sull'empatia e sugli obiettivi personali per rendere un po' meno anonimi i protagonisti. Mi piacerebbe vedere dei film più simili a Stalingrad del 1993 o alla serie Band of Brothers. Insomma, il pericolo Apollo 13 è lì in attesa, ma a parte questo, complimenti a Nolan. Meglio così che l'ennesima porcata a base di soldati incredibili che fanno strage incredibili. Perché la rule of cool domina e il realismo conta zero. Ne abbiamo già abbastanza di film così, no? Bene, ricordate di mettere un bel mi piace a questo video e ci vediamo tra 2 settimane per la riapertura autunnale vera e propria del canale. Ciao!